adoro Venezia. Sin da bambino giravo per le calli con mia nonna, che da piccola viveva nel ghetto vecchio. Oppure con mio nonno, che mi portava in barca tra i canali a scoprire la vera Venezia. Insomma, Venezia mi ha sempre colpito, i suoi colori, le sue atmosfere, la possibilità di camminare nella storia. Ma quello che mi piace di più è pensare alla Venezia misteriosa, una Venezia nascosta, scomparsa, una Venezia che forse non c'è più. Oggi farò un viaggio attraverso i secoli che mi porterà in varie parti del Veneto, da Venezia a Enego, Padova e Possagno, alla scoperta delle storie, dei misteri e degli intrighi della Venezia scomparsa e la massoneria. Non è insolito, camminando per Venezia, imbattersi in targhe o scritte che ricordano antichi palazzi o chiese che non esistono più. Un esempio è quello qui in Campo Manin, dove c'era la chiesa di San Paternian. Era una chiesa del 1168 che però è stata demolita nel 1800. La chiesa aveva un caratteristico campanile a pianta poligonale. Fu fatta costruire dalla famiglia nobile Muazzo. La posizione e la datazione sono frutto di ricerche di un architetto molto enigmatico, Tommaso Temanza. Parlando con alcuni residenti del posto, mi sono imbattuto in un edificio scomparso che sembrava essere molto importante mentre era in funzione, il Teatro San Samuele. Era stato costruito nel 1656, proprio voluto dalla famiglia Grimani. È stato però demolito poi nel 1894. Era un teatro davvero importantissimo. Pensare che Carlo Goldoni ne è stato il direttore. Ci sono state le prime di Vivaldi, di Rossini e vi suonò anche Giacomo Casanova. Tra l'altro, Goldoni e Casanova erano dei massoni. Un teatro spettacolare, era uno dei 7 teatri prestigiosi di Venezia. Sto per andare a visitare una chiesa teatro di un famoso furto. Nel 1993 fu rubato un dipinto del Bellini, Madonna col Bambino, del 1480. Questa è la chiesa della Madonna dell'Orto. Il pavimento è quello che ricopriva i campi di Venezia in passato. Fu la massoneria a ricoprire la città con la pietra d'Istria. Non mi sarei mai aspettato di trovare qui dentro la tomba del Tintoretto, uno dei più grandi pittori di Venezia e del mondo, e la tomba del doge Pietro Grimani. Pietro Grimani fu il 115° doge. Mi sto avvicinando al Palazzo Ducale.
e non ho potuto non notare altri simboli massonici, come ad esempio queste colonne annodate della Basilica di San Marco. Se non sbaglio, fu proprio la famiglia Grimani a commissionare il Teatro San Samuele. Il nome di questo doge non mi è nuovo. In campo della guerra c'è un cippo, chiamato Cippo degli Arditi o Cardinale. È uno dei cippi di confine fra la Serenissima e l'Impero Austriaco. Fu uno dei simboli di confine posti dopo l'accordo di Rovereto del 1750, proprio fra Pietro Grimani e Maria Teresa d'Austria. Ma è strano che sia qui. Il cardinale, così chiamato, si trovava ad Enego, precisamente a Marcesina. Fu portato a Venezia solo dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1260 Ezzelino III da Romano morì. Fu l'ultimo Ezzelino a governare Enego. La sua influenza la vediamo a Noale, a Mestre e anche a Venezia. Sono arrivato a Romano. È la città natale di Ezzelino III. Degli Ezzelini questa città è rimasto veramente poco, se non praticamente nulla, tranne lo stemma cittadino che ne ricorda l'origine crociata e questa torre. Che un reperto storico, questa torre è un monumento agli Ezzelini. È stata fatta costruire nel 1827 da un discendente di Antonio Canova. Il castello non era proprio qui, si pensa che fosse un pochino più lontano, ma comunque questa è più o meno la zona. Qui vicino poi c'è anche un'altra targa che riporta un particolare interessante, perché Dante Alighieri parla degli Ezzelini, ma parla anche di Ezzelino III e lo inserisce all'inferno. Ezzelino III, detto il tiranno da Romano, non era né migliore né peggiore di tutti gli altri suoi contemporanei. Era semplicemente ghibellino, mentre Dante, Antonio di Padova, suo contemporaneo, erano ovviamente guelfi. Ed è forse per questo che venne consegnato alla storia come il peggiore di tutti.
sto ritornando a Venezia per incontrare le componenti di un gruppo di ricerca storico-artistica, Coven Venice Project. Ti sto portando verso il campo della Maddalena, dove c'è appunto la chiesa dedicata alla Maddalena, e è molto particolare perché è una delle pochissime chiese di Venezia a pianta circolare ed ha appunto questa pianta circolare che è un po' particolare perché a Venezia ne esistono solamente altre due, una è San Simeon Piccolo e l'altra invece è la Basilica della Salute. Si hanno notizie di un edificio religioso già dal 1222 sotto la famiglia Baffo o Balbo, dipende dai documenti. Nel 1356, con la pace tra Venezia e Genova, il Senato dà il via a una riqualificazione di questa struttura già esistente e quindi dà via ad un ampliamento della fabbrica, al quale si costruisce vicino una torre di guardia adibita a campanile, che oggi non c'è più perché nel 1888 viene demolita a causa delle condizioni in cui versava. Già nel XVII secolo però l'edificio si presentava abbastanza malmesso. Le opzioni sono due: o ristrutturare o rifare l'edificio, che è quello che poi vedremo. Siamo nel 1758, tra i cinque maggiori architetti che si erano distinti per i loro progetti viene scelto il Temanza. Architetto abbastanza noto in Laguna, appassionato e grande sostenitore del classicismo. Il suo maestro, diciamo così, il suo punto di riferimento è Palladio, infatti lo vedremo nella pianta e nella struttura della chiesa. Nel 1763 viene posta la prima pietra, e dove è presente alla cerimonia il neoeletto patriarca Giovanni Bragadin. Ora per l'esterno ti farò parlare con Elena, che ti racconterà qualcosa di particolare di questo edificio così insolito. Dunque, il Temanza era un massone? Non abbiamo documenti certi a riguardo. Sappiamo per certo che lui era un grande amante appunto del classicismo e pertanto si pensa che questa chiesa sia stata proprio edificata in base a queste sue predilezioni artistiche. Dunque, la chiesa della Maddalena è una chiesa molto particolare perché avendo esternamente una pianta circolare, tuttavia all'interno troviamo una pianta esagonale. L'esterno, come potete vedere, c'è un timpano triangolare sormontato da una doppia coppia di colonne ioniche e la prima cosa che salta all'occhio è appunto l'occhio onniveggente, che è all'interno di un cerchio e circondato da un triangolo. Sappiamo che l'occhio onniveggente rappresenta il grande architetto, quindi colui che ha edificato e costruito il mondo. Sempre nella facciata vediamo anche un'iscrizione in latino che è Sapientia edificavit sibi domum. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è stata la saggezza che ha edificato la sua stessa casa. Anche qui è una derivazione sempre dalla mitologia giudaico-cristiana, più ebraica, che ci spiega il fatto che ci sia sempre una dicotomia, quindi una guerra, fra donna sapienza e donna stoltezza. Quale delle due avrà la meglio nell'edificare la città? Ovviamente la sapienza, ovviamente la saggezza. Dunque, come dicevo, all'interno della chiesa vi è una suddivisione della pianta esagonale. La chiesa stessa è divisa in quattro navate, in quattro arcate, e all'interno vi sono 12 colonne. Il 12 è un numero esoterico per eccellenza, tanto caro appunto alle tradizioni esoterico-massoniche, e
e fra queste 12 colonne c'è un intervallo di bassorilievi e statue. Altra cosa interessante è che durante dei recenti lavori di restauro è stato ritrovato, anzi ripristinato, un affresco del Tiepolo in cui c'è la raffigurazione della fede, quindi l'allegoria della fede, che tiene in mano un calice. Ovviamente qui si vanno a sprecare le idee, le ideologie sul può essere il Santo Graal, può essere la rappresentazione di Maria Maddalena con il Sacro Graal, questo non lo sappiamo. Altra cosa peculiare è una porticina che c'è dietro, una piccola porticina che è più bassa rispetto al piano d'entrata. E a che cosa serviva? Anche qui si dice che fosse stata la vera entrata al Tempio della Maddalena, perché si sa che nei rituali massonici o comunque nei rituali iniziatici ci si deve sempre abbassare, entrare per un tunnel, per un cunicolo, passare quindi dalla vecchia vita alla nuova vita, quindi ritornare vivi, ritornare veri uomini illuminati, con ovviamente secondo lei i dettami dell'epoca dell'ideologia illuminista, all'interno del tempio della Casa della Sapienza, quindi da profani a nuovi uomini. Sempre sulle orme del Temanza ti porto a San Francesco della Vigna, dove nel 1743 rielabora la Cappella Sagredo, commissionatagli da Cecilia Grimani, esecutrice testamentaria di Gerardo Sagredo. La cappella era già proprietà dei fratelli Basso, ma nel 1663 viene acquistata dalla nobile famiglia Sagredo. Quest'area è sempre stata coltivata a vigna, fino al 1253, quando Ziani regala il terreno ai frati minori di San Francesco per costruire il loro convento e poi la chiesa. Nel 1534 si pone mano, grazie ad Andrea Gritti, alla riedificazione della chiesa su pianta del Sansovino e la facciata viene affidata al Palladio. Ma scusami, ma il campo davanti alla chiesa è sempre stato così? Allora, come lo vediamo noi oggi? Assolutamente no. Ci sono dei quadri del canaletto dove si può vedere com'era in origine, ma di questo ti parla Alice. Allora, effettivamente quello che vediamo oggi è diverso da quello che era un tempo. Ci sono degli elementi anche abbastanza visibili che hanno cambiato la morfologia del posto. Ti sto parlando delle mura che delimitano i gasometri. Gasometri che risalgono al 1840, quando il governo austriaco li volle realizzare per portare la moderna elettricità a gas anche a Venezia. Infatti nel 1843 per la prima volta Piazza San Marco è stata illuminata con questa moderna illuminazione. Attorno a questi gasometri è stato costruito questo muro che delimita l'area e che ha nascosto per moltissimi anni un piccolo grande tesoro. Per capire che cosa è nascosto dietro questi muri, noi abbiamo degli indizi che sono presenti nei quadri del canaletto, del Guardi e anche nella nuova pianta della città di Venezia del Furlanetto, che risale al 1770. Si tratta di una vera da pozzo cinquecentesca che adesso andiamo a vedere.
La data di fondazione di questa chiesa, 1253, però non è quella originale. Infatti sembra che per di qui fosse passato proprio San Marco, che nel suo viaggio, nelle sue peregrinazioni verso Aquileia, si fosse proprio fermato in questi lidi. E la cosa è effettivamente particolare perché fa parte di uno dei più importanti miti di fondazione della città stessa. Questa chiesa inoltre è stata costruita secondo i dettami della Cabala. Perché? Perché il frate minorita francescano Francesco Zorzi scrisse nel 1525 un'opera alchemico-cabalistica dal titolo Armonia Mundi Totius. In quest'opera infatti lui descriveva come l'armonia del cosmo e l'armonia della musica, delle note musicali, potessero essere riproposte da un microcosmo a un macrocosmo e viceversa all'interno proprio di una costruzione come una chiesa. Dunque nella proporzione della chiesa stessa vennero riproposte le note musicali e l'armonia musicale. Quindi abbiamo la raffigurazione simbolica del Do, che è l'altezza, quindi la navata centrale, la raffigurazione che rappresenta appunto lo Spirito Santo, poi abbiamo il Mi, quindi il Figlio, il Cristo, che rappresenta l'anima, e il Sol, che è Dio Padre e che è rappresentato dalla navata dietro all'altare maggiore. Andrea Memmo forse a Venezia non viene molto ricordato, ma Padova gli deve moltissimo. Per quello, ora sto andando nella famosa città del Santo. La città di Padova è famosa in tutto il mondo non solo per la sua storia culturale, ma anche grazie al frate Antonio di Padova. Prato della Valle, così come la vediamo, è opera di Andrea Memmo. Questa piazza è davvero straordinaria. Sono molti i riferimenti massonici, come gli obelischi o le statue di personalità illustri. Giuseppe Iapelli era anche lui un massone e ne sono una prova i giardini Treves e il caffè Pedrocchi. Giuseppe Iapelli ha operato anche in un'altra città italiana, Conegliano. Il castello, ora museo civico, è davvero suggestivo.
In centro svetta la famosa Fontana del Nettuno. È Villa Gera che attira la nostra attenzione. Progettata dagli Appelli, allievo di Selva, è in stile neoclassico. Si pensa fosse un vero e proprio tempio massonico. Andrea Memmo era contemporaneo di Temanza. Uno degli allievi di Temanza fu Gian Antonio Selva. Cosa avevano in comune Maria Teresa d'Austria e l'architetto Selva? Entrambi conoscevano ed erano affascinati da un vero e proprio genio, Antonio Canova. Il Canova era originario di Possagno, in provincia di Treviso. Alla sua morte il corpo venne diviso in tre parti. Una delle sue tombe è dentro il suo tempio, il Tempio Canoviano, proprio nella città natale. Il tempio di Possagno è di stampo neoclassico e l'effetto è davvero maestoso, imponente. Questo tempio fu realizzato proprio con la collaborazione dell'architetto Selva. È facile dedurre che anche Selva, come Canova, aderisse alla massoneria. Una delle tombe del Canova si trova nella chiesa dei Frari, qui a Venezia. Quella del Canova è l'ultima prova che ci mancava. Sono chiari ed evidenti i simboli massonici, la piramide, le statue che rappresentano dottrine massoniche. Sono davvero senza parole. In questo viaggio ho visitato molti luoghi e conosciuto molti personaggi. Solo un'unica cosa conta: sono stato al cospetto della storia.